I tifosi della curva sud Lauro Minghelli diserteranno la serata organizzata dal Museo Amaranto, nel corso della quale è prevista la premiazione dell'ex presidente Piero Mancini. L'Arezzo è fallito, dicono i tifosi della curva sud, mostrando tutta l'incapacità del signor Mancini di gestire una società calcistica. Il premio lo meriterebbe il signor Marco Massetti, che ci ha fatto ripartire con tanta passione, nonché dopo averci lasciato senza calcio, ha portato via gli arredi dai locali dello stadio, dalle scrivanie alle lavatrici, dai PC agli attaccamenti. Capanni, fino ad arrivare ai trofei vinti dall'Arezzo dal 1923 in poi. Per questi motivi, i gruppi organizzati, seppur a malincuore, rinunciano a partecipare alla serata di beneficenza organizzata dal Museo Amaranto per mercoledì. Invitiamo i responsabili del museo a ritornare sui loro passi e a non premiare chi non lo merita. Non si può premiare chi ancora deve le sue scuse alla tifoseria e alla città intera. Stefano Turchi, del Museo Amaranto, ospite della trasmissione A Tutto Campo, racconta così le motivazioni del premio. Ci sarà invece il saluto a Mario Somma e ai suoi ragazzi, quindi a 15 anni dalla vittoria del campionato, con la presenza del presidente Mancini, che tra l'altro viene premiato nella nostra Hall of Fame. È uno dei premiati insieme a Giorgio Perugia, insieme a Menchino Neri, insieme a Mauro Benvenuto e insieme al Ah sì, Presidente, e Pinella Rossi sempre. Quindi è una serata abbastanza movimentata. Oltre a questo, noi abbiamo due premi. Uno è l'Hall of Fame, con il quale verrà consegnata una mattonella con dipinto No, mi fa un po' ridere la mattonella, anche Mancini la date, no? Sì, Perché sai sì, che gliela sì. tirarono anche. Sì, riguardavo proprio ieri gli articoli, no? Cioè, riseguivo le sue annate, e c'era, cioè, è un personaggio, bisogna dire che è un personaggio. La premiazione a Mancini è, se vogliamo, Roberto, visto che ovviamente nella parte poi soprattutto finale aveva prevalso, no, l'amarezza, ovviamente perché da quel finale poi, no, l'Arezzo ha dovuto ricominciare da capo, però è anche vero, come dicono e come dice la storia, insomma, che con la sua presidenza si sono raggiunti dei picchi, ecco, che non sarà facile, ripeto. Certo, sì, sono stati 10 anni di alti e bassi, di cose buone, cose negative, e comunque è un presidente che è stato 10 anni nel bene e nel male, quindi poi ognuno traccerà le cose, come tutti i presidenti, chi più chi meno, per cui. Tra l'altro è anche una staffetta con il presente, perché è molto presente, appunto, no? Quindi lo vediamo, l'abbiamo visto anche in trasferta a Grosseto, no? Sì, a Con, Grosseto era. quindi questa amicizia con Pieroni, lo ha riavvicinato È in stato il qualche suo modo. direttore Eh sì. Pieroni, quindi è normale.